Mondanità e tradizione, ieri a Cellino San Marco per l'appuntamento con la vendemmia notturna, un'antica usanza che ritorna per precise ragioni scientifiche. Maria Grazia Lombardi. Agosto fa caldo, le temperature aumentano, si innescano microfermentazioni, il corredo aromatico dell'uva si altera e il vino rischia di perdere qualità. Per evitarlo torna in voga un'antica tradizione caduta in disuso, la vendemmia notturna. Nelle campagne del Tarantino e del Brindisino si comincia a lavorare all'imbrunire, come una grande festa di paese. A suon di pizzica e taranta, pigiare i grappoli nel tino alla fine non è così faticoso. Uomini, donne e bambini, tutti possono collaborare, anche i rappresentanti delle istituzioni. Contadini per una notte a Cellino San Marco, il senatore Dario Stefano e l'assessore regionale all'agricoltura Fabrizio Nardoni. Stiamo continuando a mettere a disposizione risorse importanti con il prossimo programma di sviluppo rurale perché dobbiamo cercare sempre più di lavorarci e informare sempre di più che il nostro vino è un vino di grande qualità e su questo non possiamo che non riconoscerlo e continuare a sostenere i nostri agricoltori. Quantità inferiore, qualità eccellente. I produttori sono ottimisti, per il vino si preannuncia un'ottima annata. Se dovesse continuare almeno per un altro mese, queste temperature, queste giornate bellissime, saremo in presenza di un'annata straordinaria. È stata difficile a livello fitosanitario, molto difficile, causa le piogge abbondanti, però da 20 giorni qua si è messo il bello, abbiamo minore quantità, un 40% in meno, ma faremo una grande annata.